distanza da 24 anni dal sacrificio di Rita, che senso ha ricordare la sua morte? Rita Atria è stata, seppure per pochi giorni, una nostra studentessa. Abbiamo quest'anno riaperto la sede storica dove lei ha frequentato per qualche giorno e ha fatto gli esami. E quindi ci è sembrato giusto, doveroso, riprendere la storia di questa ragazza, una ragazza come voi, una ragazza che credeva nel futuro, che ha lottato per il suo futuro, che ci ha creduto. Una ragazza che poi si è vista forse abbandonata, si è sentita sola e per questo il gesto inconsulto. Io credo che noi abbiamo una bella responsabilità di memoria, di recupero della memoria, perché in quella scuola, nella nostra scuola, lei ha vissuto. C'è un pezzetto di lei che adesso ereditiamo ed è un'eredità interessante, bella. Io penso che quando si parla di futuro non possiamo che consegnare ai ragazzi questa responsabilità. Io spero nel vostro futuro, costruiamo ogni giorno per quello, e questo l'ho fatto nel quotidiano, quindi non ci può essere un futuro se non con una presa di coscienza di ciò che siamo stati, di ciò che siamo, quindi una forte presenza nell'attualità, nella quotidianità, e questo trade union, questo legame va costruito con il recupero delle nostre radici. Rita voleva per noi una Sicilia diversa, una vita diversa per lei, e quindi abbiamo un'eredità significativa, un fardello, ma anche, io penso, una grande responsabilità verso la libertà che su cui dobbiamo lavorare. Professore Stellino, sappiamo che nel 92 lei è stato vicario facente funzione in assenza della preside. In quel periodo venne l'Italia a sostenere gli esami. Cosa ci può raccontare in merito? Io fino al giorno degli esami scritti dell'Italia non ero completamente a conoscenza che ci fosse questa domanda presentata in istituto, anche perché sicuramente è stato fatto tutto in maniera molto riservata, eccetera. Ne sono venuto a conoscenza della presenza dell'Italia il giorno stesso degli esami scritti, del primo scritto che dovevo fare. Quando sono entrati in presidenza del professore Borghese, poi si sono presentati come carabinieri che l'hanno accompagnata, dicendomi che doveva essere una cosa molto molto riservata e che non doveva venire a conoscenza questa presenza né dei carabinieri né tantomeno di ritardare gli esami. A che anch'io ho evitato in ogni caso di farmi vedere su nella classe degli esami o di andare un pochettino a parlarne un po' così, però diciamo che è stato fatto in maniera molto 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 riservata. Presidente Girgenti, cosa ci può raccontare del giorno degli esami di Ritatria? Ero nel corridoio e vengono alcuni ragazzi a dirmi: professore, sai, c'è uno appoggiato nel corridoio a un muro che tutto lì con una pistola che fa vedere. Ma sa, passò il preside, diciamo, vicario del tempo, l'alberghiero, il professore Stellino, e gli chiese: senti, ma chi è il signore con la pistola? Dice: no, no, niente, no, niente, un corno. Dice: dimmi chi è, i ragazzi sono anche preoccupati a vedere a questo chi mostra una pistola. Allora chiamarono allora il maresciallo Menale, oggi tenente, e mi disse che era una ragazza sotto copertura che si presentava a fare gli esami d'esterna sotto falso nome e che quindi dice evitare, ma evitare se a un certo punto mi cronosa tutta la scuola, no? E mi raccontò un po' chi era Vitaria e per quale motivo veniva sotto copertura. E lei si era seduta in disparte, no? Tutti gli altri. E girando per manche gli chiesi: ma tu come mai sei sotto copertura? Vieni qua. E dice: guarda, non glielo posso dire, con un tono quasi sgarbato. Poi ci ripensò e mi chiamò, dice: mi scusi, dice, per il tono, dice, ma sai, io non posso parlare, dice, però tra qualche giorno lei saprà tutta la verità. La sensazione che mi ha dato è una ragazza intimorita. Durante la prova orale naturalmente cercai di scavare maggiormente. Lei era in uno stato di, come dicevo, di esaltazione e di paura. Che impressione le ha fatto la ragazza? Una grande tenerezza. Quando si è seduta per fare l'orale, ricordo che avevo una camicettina scamiciata bianca,
sembrava un cane bastonato. Ci fu questo, un po' questo contrasto tra la ragazzina tenera e la ragazzina poi invece che dimostrò di avere un carattere, cioè credeva fermamente in quello che aveva fatto. Quando Rita venne a soggiornare all'Hotel Moderno, lei era a conoscenza della sua vera identità? No, non ero a conoscenza, anche perché era riservata. Mi avevano contattato dalla procura di Marsala per ospitare questa ragazza, senza documenti, senza niente, perché ero responsabile loro. Ho visto che era una ragazza molto riservata, timida e triste, si vedeva che era un po'... È stata una settimana per dare questo esame qui all'alberghiero, alloggiata da noi. Mangiava, dormiva qui. Stava in camera, non usciva, venivano a prendere, a accompagnarla in borghese, non sapevo chi era. Al ritorno dagli esami, come trovò la ragazza? Era un po' più tranquilla degli altri giorni. Aveva dato gli esami, era stata promossa, ammessa. E... più allegra, un pochino così, ha salutato a tutti perché poi partiva la sera alla portineria, alla ricezione, ai camerieri, perché pranzava anche qua, faceva colazione, e a me, a mia moglie, a tutta la famiglia, ci ha salutati. Signor Mica, attraverso i nostri informatori abbiamo saputo che lei ha lavorato nel 92 presso l'Hotel Moderno e che ha servito Rita Adria. Cosa ci può raccontare in merito? Io ricordo di arrivare alla sala di pranzo, non mi era ascoltato, poi si è formato nella sala di ristorante per pranzare. Mangiato poco, però poco diciamo, non si è andato due parole, mi diceva, ha fatto la domanda che avevo fatto solo per chi, ho detto di sì, doveva fare il sistema degli esami, mi ha detto che aveva fatto la scuola, aveva frequentato la scuola degli di sciacca, poi ha pranzato velocemente e è salito in casa. È rimasta per diversi giorni in albergo? Io l'ho servito soltanto il giorno che è arrivata, ora non ricordo bene se è rimasta più di un giorno in albergo. Salve professore, ciao. Abbiamo saputo attraverso i nostri informatori che lei ha sostenuto gli esami di qualifica ad Elcevetta nel 92. In quell'occasione molto particolare ci fu anche Rita Adria. Che cosa ci può raccontare in merito a tale fatto? Caro Salvatore, mi fai una domanda certamente che mi porta indietro nel tempo tantissimo tempo fa, perché siamo nel 2017, però quell'anno, quell'evento, diciamo, ancora lo ricordo, perché giustamente noi non siamo stati informati, abbiamo appreso la notizia all'ultimo momento, così ci siamo visti un poco assediati, polizia, persone in borghese che giravano, ma ci siamo chiesti un poco, ma di che cosa si tratta? Certamente l'evento particolare di quella storia non lo potevamo avere presente, ma quello che io ricordo è che quell'esame ha assunto, diciamo, una particolare, come vorrei dire, solennità, perché eravamo in presenza di qualcosa che non riuscivamo a capire, come mistero. Professore, un'intervista a volo. Ditemi. Professore Tirotta, abbiamo saputo che nel 92 lei ha sostenuto gli esami di qualifica. Sì, è successo qualcosa di particolare durante quel giorno? Sì, era un giorno particolare, già avevamo abbastanza tensione per gli esami, però la cosa strana è che nei corridoi c'erano molte persone che noi non conoscevamo. Dopo in seguito abbiamo saputo che stava facendo gli esami di qualifica assieme a noi l'Italia, che dopo aver fatto gli esami e quindi con anche la presenza di autorità che distorcevano un pochettino anche il discorso di queste presenze strane che c'erano presso la scuola, in seguito a fine esame si partiva per le stagioni estive e abbiamo saputo che nel periodo di luglio che una ragazza che frequentava l'istituto alberghiero di Erice si era suicidata. Professore, come mai ha deciso di ricordare Rita Adria? Quest'estate scorsa, ho incontrato una mia carissima amica, nonché collega, che da una discussione così semplice è venuto fuori che Rita Adria ha sostenuto gli esami all'alberghiero di Erice nel 92.
Io già ero a Palermo perché ho iniziato a insegnare ad Erice nell'80, dall'80 all'84. Questa cosa mi ha molto colpito, perché un'eroina come è Rita Atria, non è, secondo me non è stata molto ricordata. E il fatto che sia passata proprio dalla nostra scuola, credo che noi qualche cosa la dobbiamo fare per lei. Pensa che allora, nel 92, la scuola scendeva giù a valle, cioè ha tenuto i nuovi locali e quindi è scesa a valle. E probabilmente però nel 92, quando ha fatto gli esami, nella fretta di scendere dalla scuola, ma soprattutto anche dai delitti che sono seguiti dopo, diciamo, nei mesi di maggio e luglio, Falcone e Borsellino, si è anche dimenticata, cioè l'intera nazione ha dimenticato per qualche verso questa ragazza, perché è passata in secondo piano. Cioè, l'unico articolo che si è stato portato allora è stato quello di un fatto di cronaca, mentre era qualcosa più importante. Oggi ritengo fondamentale riprendere quella scuola, quella storia, anche perché nel frattempo noi siamo risaliti, abbiamo di nuovo una sede ad Erice. Quindi è giusto che i ragazzi ricordino il sacrificio di questa ragazza, la forza che ha avuto per andare avanti. E andare avanti perché è stata ripudiata dalla madre, da tutto il contesto sociale del paese, per intenderci. E quindi secondo me è molto importante.